Le conversazioni segrete con Mauro da Mantova. Episodio 2. La metempsicosi. Quello che state per ascoltare è uno degli estratti più profondi dell'intero opus mauriano. Questa conversazione, avvenuta tra l'apota Mauriano e le puntatue Mauro da Mantova, risale al 2 novembre 2019. Nel dialogo, già ben avviato al momento della registrazione, possono individuarsi due stili differenti. Il primo, divulgativo, apre degli scorci inediti sulla spiritualità mauriana. Il secondo, parenetico, è un monito all'utilizzo profano delle tecniche ipnotiche. L'ultima protagonista del dialogo è la televisione, che Mauro era uso mantenere accesa anche quando si intratteneva con gli amici e che purtroppo ha mietuto molte registrazioni sotto i suoi alti volumi. Buon ascolto. È stato un mese in coma. Sì. Sai quelli che sono stati in coma che raccontano tutti la stessa storia? Il canale di luce bianca? Sì. Sei in mezzo dell'entità, in sospensione, come nella nuvola? Sì. Come in una stanza. Se tu hai guardato Twin Peaks, avrai dell'idea. E tu sei là che aspetti. Ma c'è gente che ormai deve sospettare di essere reincarnati in un altro. Perché niente, tutto si ricicla. Io un giorno, quando morirò, dopo non so quanto, sarò reincarnato in un'altra persona. Solo che automaticamente la tua anima, la tua energia cerebrale è smemorizzata. Però a volte capita che qualcuno non si smemorizza bene. È proprio un ciclo naturale, Sì. Solo che a volte può succedere un'anomalia che non si ricorda. E quindi uno si ricorda, diciamo, della vita precedente? Beh, se fai la ipnosi regressiva, sì. Mamma mia. Sì, con l'ipnosi regressiva, sì. Puoi andare dietro di centinaia, anche di migliaia di anni. Sì, con l'ipnosi regressiva. Però è pericolosa. E tu l'hai mai fatta? No, però è pericolosa. Perché? Perché è pericolosa. A livello psicologico è pericolosa. Perché vai a svegliare delle cose che non va bene. Dopo c'è il rischio che tu hai incubi, che poi hai. Non è, insomma, è pericoloso anche a livello di stress, a livello psicologico e a livello anche di stress addosso a te. Guarda che roba! Wow! Ma non mi piace quel coso lì. E niente. Sono curioso. Sei vestito? No. Ehi, dimmi, siamo fuori tempo, Mike. La lucideremo dopo, dobbiamo montarla. Oh, che differenza! Ah no, tu fai questi tratti bene.